e vorrei desidero parlare un pochino. Allora, io di più cose, però sono tutte cose imparentate fra di loro. Fra l'altro, c'ho pure il lavalier scollegato. Ok, adesso l'abbiamo collegato, così quando giro il viso, comunque l'audio arriva. Benissimo, un buon audio è più importante che una buona webcam. Benissimo. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare sostanzialmente di tre cose. Ok. Salve cari amici, iniziamo subito. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi a questo ulteriore appuntamento. Ok, allora che cosa sta succedendo nel mondo e che cosa sta succedendo anche in Europa e che cosa sta succedendo nella Chiesa Universale di Gesù Cristo? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, chi sta seguendo le notizie, ovviamente anche chi non segue le notizie, è impossibile che comunque non venga a conoscenza delle tragedie che si stanno concretizzando nel mondo. Allora, in questo momento ci sono, tra le mille situazioni, tre situazioni che in qualche maniera vogliono spiccare sulle altre. E per quanto riguarda il discorso economico, e sono il petrolio, il gas, il blackout. Ok, il petrolio in questo momento sta raggiungendo, ovvero ha raggiunto già un prezzo molto alto, molto alto, un po' simile a quello che è successo nella crisi del 2008. La crisi del 2008 è una crisi che momenti mette in ginocchio tutte le nazioni del mondo. Ok, in questo momento ci troviamo praticamente in una situazione analoga con un aggravante incisivo che è quello che sta succedendo nel mondo, appunto questa epidemia che si è concretizzata or sono circa 2 anni, che praticamente sotto questo caos economico e non economico, praticamente il mondo, se si trova ad affrontare una crisi energetica di petrolio per via del prezzo del petrolio, il mondo in questo momento non è in grado di supportare una situazione economica del genere. Ok, queste non sono idee personali, questo è ciò che realmente sta accadendo. Ora io, siccome vorrei andare a correre, siccome vorrei andare a correre, non vi faccio vedere tutti quanti i grafici del petrolio che voi stessi potete consultare, ok? Quindi se voi prendete i grafici del petrolio, lo storico, lo confrontate con il prezzo del 2008, il prezzo del 2011, il prezzo del 2019, 20 e 21, vi renderete conto di come sta la situazione. Quindi in questo momento c'è una crisi. Considerate che il petrolio serve a tutti, fra cui gli alimenti che ci arrivano da tutto il mondo e che partono anche da qua al resto del mondo. Tutto questo commercio si concretizza grazie al petrolio, perché senza il petrolio non funziona niente. Le navi non camminano, ok? Gli aeroplani non camminano, ok? Le fabbriche non lavorano, il cibo non arriva, l'economia non si muove, ok? In questo momento anche il gas, ok, sta soffrendo dei prezzi assurdi. Infatti qui in Italia le bollette sono aumentate a dismisura. Benissimo. A tutto questo si è aggiunto un altro fattore che è quello che sta succedendo non solo in Cina, ma soprattutto in Cina, ed è il fatto del blackout. Okay? Il blackout in Cina è un qualcosa di molto preoccupante perché c'è crisi energetica.
Questo blackout ha paralizzato le fabbriche di mezza Cina e inoltre c'è la crisi del pianeta, la crisi climatica, che ha fatto sì che per la prima volta nella storia della Cina si passasse da un lavoro di 7 giorni su 7, adesso li stanno facendo lavorare di meno. Tutto questo è assai apocalittico e andrà a incidere già sta incidendo, cioè non è che queste cose devono avvenire, no, 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 questo è ciò che sta accadendo in questo momento, ok? Non è il futuro, stiamo parlando del presente, ok? Quindi, se a tutto questo ci aggiungiamo anche il fatto che, per esempio, nelle Americhe, Brasile, Argentina, Uruguay, Messico e molte altre nazioni delle Americhe concretizzano la loro energia diciamo, in maniera idroelettrica, ok? Quindi loro dall'acqua, ok, tirano fuori l'energia, tirano fuori la corrente e così via discorrendo. Succede che in questo momento c'è una crisi, ok, in America di acqua, quindi non c'è acqua, non piove. Quindi non c'è corrente. Tutto questo concretizzerà che il cibo non si trovi più, che il cibo vada alle stelle. Se a questo continuiamo a aggiungere nuove situazioni apocalittiche, ovvero i pesticidi. Ok, praticamente l'agricoltura da decenni a questa parte non si concretizza più in maniera naturale, in maniera ecologica, in maniera biologica. Una delle nazioni al mondo dove più, diciamo, il discorso biologico funziona e funziona a paragone con gli altri stati, ma non è che chissà quanto funzioni, però questa è un'altra storia. Funziona è proprio l'Italia, il discorso biologico, il naturale e quant'altro, ma normalmente a livello mondiale funziona tutto grazie ai diserbanti, ai pesticidi, elementi chimici che spingono la natura a produrre in maniera diciamo non naturale, ok? L'alimentazione. Bene, tutti questi prodotti in questo momento, che un gran numero vengono dalla Cina, in questo momento non sono disponibili. Ok, quindi che cosa i cosiddetti fertilizzanti? Ok, che cosa concretizzerà tutto questo? Senza contare poi quello che sta succedendo a livello naturale, i vulcani, i terremoti, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa concretizzerà tutto questo? Concretizzerà che già adesso, ok, il fatto che non c'è lavoro, le crisi belliche, la gente che lascia le proprie nazioni, tutto questo è stato profetizzato dalla parola di Dio, concretizzerà che nei prossimi giorni, ok, ci sarà crisi di tutto, crisi di alimento. Ci sarà crisi di economia, a livello lavorativo, i prezzi saliranno alle stelle e così via discorrendo. Ok, e noi dobbiamo comprendere che il marchio della bestia, il 666 di Apocalisse 13, ha a che vedere con l'economia. Soprattutto è un discorso di economia, non è altro, oltre che tutto il resto, ma soprattutto è un discorso di economia. Quindi, perché il marchio della bestia venga implementato, il mondo deve essere nel caos, nella Babilonia più totale, perché se il mondo è a posto, se nel mondo non c'è caos, se nel mondo non c'è crisi economica, l'anticristo, se apparisse, la gente direbbe che vuoi, che c'ha bisogno di te. Infatti, quando noi leggiamo in Apocalisse 13, dobbiamo prestare attenzione alla scrittura, scusate, Apocalisse 13, così vogliamo insegnare un pochino di Bibbia anche
ai post-tribolazionisti, poi parleremo un pochino di loro, e faceva ancora che tutti i piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, servi fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulle loro fronti e che nessuno potesse comprare o vendere senza il marchio. Quindi il marchio della bestia è un marchio che come fondamento ha l'economia. Lo ripeto per la seconda volta, valga la ridondanza. Il marchio della bestia, noi dobbiamo comprendere le scritture, dobbiamo indagare nelle scritture, dobbiamo approfondire nelle scritture. Il marchio della bestia si concretizza economicamente. Mi viene un pochino da ridere. Che quando noi presentavamo il microchip come, non come il marchio della bestia, perché non lo è, ma come la piattaforma, i post-tribolazionisti hanno sempre fatto una guerra. No, il microchip non è il marchio della bestia. E noi abbiamo sempre risposto, sì, lo sappiamo, anche noi l'abbiamo detto. Infatti noi abbiamo detto che non è il marchio della bestia, ma è la piattaforma. Così come quello che c'è adesso non è il marchio della bestia, ma è la piattaforma. Poi si toglierà questo e si metterà il marchio, ma già il mondo è predisposto. Oggi che questo non è il marchio della bestia, invece molti lo stanno sponsorizzando in maniera non diretta, ma indiretta, come chiunque fa quello che fa, praticamente sta prendendo il marchio della bestia. Cioè sono una barzelletta completa, questi post-tribolazionisti barra predestinazione. Allora, il marchio della bestia, il suo fondamento è comprare, vendere, economia. E siccome gli metteranno, perché la Chiesa non ci sarà, il guinzaglio al collo, chi non potrà comprare o vendere morirà. Quindi per poter comprare e vendere si dovrà avere il marchio della bestia e lì l'anticristo, il falso profeta, imporranno l'adorazione. Quindi imporranno il culto. Infatti, quando noi andiamo in Apocalisse 17 e Apocalisse 18, eccolo qua, vedete? Quando cade la grande meretrice, i mercatanti della terra sono arricchiti della dovizia delle sue delizie. Quindi, praticamente, ok? Quello che regge sia il marchio della bestia, che viene impulsato dalla prima e dalla seconda bestia, quindi dall'anticristo e dal falso profeta, il potere papale, è l'economia. Quindi noi dobbiamo comprendere questo, che uno dei segni dell'orologio di Dio è Israele, ma uno dei segni del rapimento della Chiesa e la seconda venuta di Cristo è il discorso economico, cioè il mondo deve stare in una crisi finanziaria senza precedenti. Questi blackout che ci sono stati hanno dato un colpo alle borse del mondo. Quindi quello che sta succedendo nel mondo non è altro che l'imminente preparazione e apparizione della bestia. Vogliamo vedere questo video di Macron, che io già avevo visto e che me lo ha fatto presente la sorella Paola, che saluto. Sì, no, io l'avevo visto questo video. Ma non ne avevo parlato perché in quel momento la mia mente non si era illuminata come oggi ha ricevuto la luce riguardo Apocalisse capitolo 6, che è esattamente quello che noi andiamo predicando da sempre, ma che non tutti comprendono. Bene, questo signore insegna a quelli che non hanno capito Apocalisse 6, ci insegna Apocalisse 6, ma vogliamo vederlo. Io credo che questa generazione deve sapere che Je crois que votre génération doit savoir que
Allora, si sente basso. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. La bestia che deve venire è già qui. Elle arrive. La bestia che deve venire è già qui. Chi lo dice? Macron, l'Europa. La bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Basta così. La bestia che deve venire è già qui. Cosa significa questo? Ok, noi lo comprendiamo, lo capiamo. Ma questo ci fa comprendere come il mondo ci spiega Apocalisse 6. Apocalisse 6, lo vogliamo prendere, quando parliamo, credo, del sesto o del settimo sigillo, verso 16, Apocalisse 6. Quando a un certo punto e dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sopra il trono e all'ira dell'agnello. Che molti per non comprendere l'Apocalisse collocano questo come se fosse un discorso generale, un riassunto di tutti i 21 i giudici e che questo si troverebbe alla fine della grande tribolazione, quando noi abbiamo mostrato, grazie ai fratelli che hanno collaborato e hanno concretizzato i due file dei 21 giudici dell'Apocalisse, chi li vuole ci può scrivere e noi glieli mandiamo gratuitamente, ok? Sono completamente giudici diversi l'uno dall'altro. Qui dice: nascondeteci dal cospetto di colui che siede sopra il trono. Dice questo perché costoro, questi signori qua, che stanno al governo mondiale delle nazioni, hanno patto satanico. Conoscono la Bibbia, conoscono le profezie, sanno quello che deve succedere, sanno chi è Gesù, ma lo odiano. I ricchi della terra, che in questo momento uno dei business più in alto al mondo è quello della compravendita dei bunker per milionari e anche non milionari, sanno perfettamente che l'ira di Dio sta per arrivare sulla terra. Ovviamente loro credono che vinceranno, hanno tutta una loro idea. Ma loro lo sanno e questi qua, quando inizierà la grande tribolazione, anche nella prima metà, quando tutto comincerà a crollare, loro sanno e sapranno che è l'agnello. Ecco perché coloro dicono, diranno in quel giorno, agli inizi già della grande tribolazione, nascondiamoci dall'ira di colui che deve venire dall'agnello di Dio. Questi lo sanno, sanno chi è Gesù, sanno chi è la bestia, sanno chi è l'anticristo. Loro sanno tutto. Per questo, ancor di più, sono inescusabili. È un po' come i ninivi, no? Che non conoscevano la destra dalla sinistra. Sì, ma con tutto ciò Dio li ha mandati a distruggere. Perché l'uomo sa. L'uomo ha sempre avuto la possibilità di fare del bene, ancora oggi nell'Islam non tutti fanno il male perché sanno riconoscere il bene dal male, ma non vogliono seguire il bene piuttosto il male. Quindi qui l'Europa sta dicendo a vergogna della Chiesa che dorme e non riconosce i tempi e a vergogna dei post-tribolazionisti. La bestia è già qua. Solamente c'è chi lo ritiene e chi lo ritiene deve essere tolto. E allora sarà manifestato quell'empio di iniquità che si siederà al posto di Dio e dirà di essere Dio, perché questa gente pensa di essere Dio.
Questi sono gnostici e pensano che la divinità, la scintilla della divinità si trovi in loro. Questo è quello che sta succedendo. In questo momento il Papa ha convocato, allo scoccar delle dita, l'84% dei leader religiosi del mondo, compreso l'Islam. Come mai tutti i religiosi del mondo, fatevi questa domanda, come mai tutti i religiosi del mondo, compreso l'Islam, compreso il mondo giudaico, quando il Papa ordina venite che facciamo l'assemblea, vanno. Questo uomo, questo Papa, c'ha un potere, questo Vaticano, c'ha un potere inimmaginabile. E gli unici che non riesce a manipolare, tolta la parte marcia, sono gli evangelici. Sono gli unici che non riesce a manipolare. Per questo siamo stati infiltrati da gente come Benny Hinn, Maldonado e Cash Luna e molti del mondo apostolico e così via discorrendo. Per questo siamo stati infiltrati. Perché siccome da fuori non possono manipolarci, allora entrano dentro le nostre file. Attenzione! Questo è molto importante. Quindi il Papa convoca l'84% dei leader religiosi perché il Papa non, se tu rifletti, il Papa non dirà mai diventate cattolici, perché sa che non ci diventeranno mai. Infatti, noi nella prima parte della grande tribolazione troviamo le religioni, perché tra l'altro ci sono i santi del Signore, quelli che non sono stati rapiti, che stanno portando avanti la parola di Dio con i 144.000 e così via discorrendo. Ma poi quando saranno uccisi e si entrerà nella seconda parte della grande tribolazione e verrà imposto il marchio della bestia e saranno uccisi appunto tutti quanti, comunque al di là del fatto che la gente adorerà la bestia e l'adorerà, non saranno tolte le religioni perché la gente continuerà ad adorare gli idoli. È proprio scritto, continuerà a adorare gli idoli. Quindi, cari fratelli e cari amici, noi stiamo vedendo come le profezie non si devono concretizzare, ma si sono già concretizzate. Questo non è il futuro, questo è il presente, per chi non lo avesse compreso, questo è il presente. E questo è il presente. Ecco perché io sono anni che predico Luca 21, dal 29, e disse loro questa similitudine, riguardate al fico e a tutti quanti gli alberi, quando già hanno germogliato, vedendolo riconoscete da voi stessi che l'estate è vicina. Così ancora voi, quando vedrete venire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Io vi dico in verità che questa età o generazione non passerà. E infatti dopo 2000 anni, 2 giorni, Israele è tornato nella loro terra. Gli ebrei sono tornati nella loro terra e da lì è iniziata questa età, questa generazione, questa parola che viene tanto odiata, detestata, guerreggiata dai post-tribolazionisti. Loro odiano questa parola, loro l'hanno tolta. E dicono mentendo che non è vero e che chi parla di età e chi predica l'età e chi predica la generazione è un apostata. E allora io gli faccio la domanda del milione pubblicamente a questo signore Giacinto Butindaro che in questo video lui condanna questo termine età. Questa generazione età, togliendola dalla parola di Dio. E io chiedo al signor Giacinto Butindaro pubblicamente
di rendere conto alla Chiesa di Gesù Cristo, il quale insegna a leggere i padri della Chiesa come unica verità, perché lui dice: il rapimento della Chiesa non si trova nella storia dei padri della Chiesa, quindi lui insegna a seguire i padri della Chiesa e non la Bibbia. Il rapimento della Chiesa pre-tribolazione non si troverebbe, che poi si trova, ma questo è un altro discorso, nei padri della Chiesa, quindi quest'uomo insegna che la verità si trova nella storia, come dice il cattolicesimo, nei padri della Chiesa, e quest'uomo afferma che il termine generazione, età, non è vero? Questo dice la parola, questa generazione, questa età. Quanto dura un'età? Ce lo dice la Bibbia, 70-80 anni. Può darsi che lo sposo ritardi, può darsi che lo sposo ritardi, ma sempre di una età si parla, anche se ritardasse di 70-80 anni. E tu non puoi togliere questo. E questi sono i tempi che noi stiamo vivendo. Infatti, i suoi seguaci, i butindarini, danno date dicendo mancano 70-80 anni ancora prima che torna il Signore. Quella è una data. Perché il signor Butindaro non rimprovera i suoi seguaci, i butindarini, quando danno queste date? Non è dare una data. Quando si dice mancano 70-80 anni, poi dopo la cambiano e dicono no, no, non mancano 70-80 anni, ma mancano 50, poi la ricambiano e dicono no, mancano 20 anni. Su quale fondamento biblico date tutte queste date? E alla fine ritrattano e dicono no, non è vero, ma siccome hanno orgoglio, dicono ma io non ho detto così, dice il Signore, ma così io penso, certo. Che differenza c'è? Se io dicessi io penso che la Bibbia non è la verità, non sarebbe apostasia? Solo perché io ho detto io penso, sarei io giustificato per questo? O se io dicessi io non dico che Gesù non è Dio, ma che io penso che Gesù non è Dio, che cambia? Signori post-tribolazionisti barra predestinazione, che avete lo spirito di Acabe e di Izebel, e io non faccio mai nomi, quindi chiunque dica che ce l'ho con Tizio Caglio significa che si sta identificando con quello spirito. Voi avete tolto il termine predestinazione, scusate, ecco questa predestinazione, età o generazione. E dovrete rendere conto a Dio di questo. Ve lo dice Alessio Evangelisti perché io credo a quello che dice la parola di Dio. Io ci credo. E quando il Signore dice, quando io tornerò, troverò la fede sulla terra, io credo a quello che qui c'è scritto. Io dico in verità che questa età, vita presente sulla terra non passerà. E sta parlando del fico. Dopo 2000 anni gli ebrei sono ritornati in Israele, come dice Osea 6 verso 1 e 2, dopo 2 giorni. Io vi rimetterò in piedi e al terzo giorno vi darò vita. Leggiti anche Ezechiele 37 e mille altri riferimenti. Oh sì, oh sì, siete antipentecostali, la maggior parte di voi, dei tuoi seguaci butindarini, antipentecostali, antievangelici. E il 99% di voi neanche è stato battezzato nello Spirito Santo. Eh sì, bene, vi piace denunciare? A noi non è che ci piace denunciare, ma dobbiamo farlo, che è diverso. Bene, cari amici, questo è stato il video. C'è un tempo per ogni cosa. L'importante è saper attendere, saper aspettare il momento giusto. 28 dicembre 2020. Questo è il video e ve lo incollo qua.
che dimostra, eccolo qua, che Butindaro e i butindarini non credono al termine generazione. Non ci credono. Loro non ci credono. E noi ve lo diciamo pubblicamente. Separatevi da quelli della predestinazione perché sono calvinisti e come tutti i calvinisti rinnegano Calvino. Separatevi da loro perché sono post-tribolazionisti, non credono al rapimento della Chiesa perché mettendolo alla fine della grande tribolazione non vi credono, è finito tutto. Separatevi da loro perché loro fondano la propria fede nei padri della Chiesa, infatti, per avallare la teoria che la Chiesa passerà la grande tribolazione, citano i padri della Chiesa, dicendo che questi non avrebbero mai detto che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, cosa che non è vera, ma anche se fosse vero, noi non fondiamo la nostra fede sui padri della Chiesa, ma sulla parola di Dio. Grazie per averci seguito fino qua. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti e data l'importanza del video voi mi perdonerete se non lo faccio troppo lungo perché questo tipo di video più corto è meglio è. Io vi chiedo di, se siete d'accordo e se vi va, di come dire spargere questo video il più possibile. Comunque.